tutti, buon 16. Stasera c'è la Leosini, non me lo far perdere perché l'ho scritto da tutte le parti. Perché sto andando a un caseificio? Se esiste, se è aperto, c'è scritto caseificio, esisterà. Sta qui dentro, sarà chiuso. Ci sono le galline. Ci sono le balle di fieno. Io non credo che bisogna andare giù nelle balle di fieno, ma sembra aperto. Vai, fai il giro lì. C'è un gatto roscio. Guarda il gatto, che bello. Chiedi lì che c'è il signore. Forse meglio non far vedere. Ho visto un caseificio, volevo vedere. Sì, qua ce l'hai, scusa. Sì. Volevo vedere un po' che era. No, ce l'ha formaggio Enrico, formaggio un momento, ricordati, non ce l'ha. Ma è chiuso? No, aperto è. E dov'è? Qua, siamo qui, ora lo chiamo, te la porto. No, vabbè, guarda, ritorno. Al ritorno, fino a che ora siete aperti? Mo, sono a pranzo, diciamo, noi siamo fino qua sera, no? Ah, Ah, ok, allora pomeriggio, poi al ritorno, dai, sto ritorno. andando un attimo a aprirli e poi ritorno. Te la frego uno di quei sigaretti? Sì. O te lo vado. Ma torni, se no ti do soldi, come ti pare? No, no, Ah. torniamo. Volevamo Dai, capire, dobbiamo ciao. andare ad aprire, torniamo. No, 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 guarda, qua poi vieni quanto vuoi, ce l'ha. Ok. Non c'è un problema, siamo qua. Ok. Vogliamo Vabbè, farlo. dopo torniamo. Sì, lo so, però. Cioè. Cioè. Vabbè, ragazzi, momento disagio. Ho temuto, ma ha rubato il portafoglio nel frattempo. Passiamo qua, Ciao. che è un Sì. Ok, torniamo a noi. Basta Lazio. Citazione, non dire di cosa. Chi riconosce la citazione lo scriva nei commenti. Il Basso Lazio poteva andare per Pastorelli. Il Basso Lazio è tutto un pastorello a perdita d'occhio. Ovviamente chi indovina vince il contest. E buongiorno a tutti. Guardate che belle occhiaie gialle. Fantastiche, tutte per voi. Stasera, ricordo a tutti, a me stessa, manca solo che lo scrivo sul muro e poi l'ho scritto dappertutto. C'è lo speciale Leosini, io sono una Leosiners, proprio, cioè, adoro. Secondo me avrebbero dovuto mettere lei a condurre un giorno in pretura, anche perché quella che conduce un giorno in pretura si imprasca con le parole. Non so se ci hai mai fatto caso. Sto ragione, ragazzi, non c'è un Sì, ma si imprascava anche da Magari ho fatto le giovane. cose del canaro originali degli anni Lo 80. so, allora aspettate ragazzi, allora 16 dicembre, Vlogmas, perché le live non funzionano. E ho provato a fare la live, volevo fare la live ieri con Luna Nuova che non sono riuscita a salutare, sono partiti molto presto. Ringrazio, saluto, siamo state benissimo, benissimo, a parte l'ossessione per le salviettine che ormai è nota, ho dovuto avvertire il figlio di non perderla di vista all'autogrill, perché altrimenti avrebbe comprato altre salviettine. Mi ha anche mandato una foto su WhatsApp delle salviettine nel cruscotto, quindi non so, dovranno rivolgersi al CERT. Scherzi a parte, però è vera la cosa dell'ossessione delle salviettine. E la ringrazio, la saluta, è stato bellissimo. Ieri abbiamo passato tutto il giorno assieme, è stato bellissimo. E stiamo andando ad Aprilia 2. Ho messo le luci diciamo, sul porticato e sull'olivo. A un certo punto, mentre cercavo. Non è un'idea fantastica far salire me dopo una settimana di cervicalgia che si è ridotta, eh? Sono bastati una settantina di euro tra cerotti, antidolorifici e cose, 70 euro per farsi non passare, per ridurre la cervicalgia. Adesso rimetto su questo, però mi ha chiuso la farmacia in faccia, ci andrò di pomeriggio perché anche di domenica bisogna battezzare la farmacia, a comprare le ricariche di queste. Poi queste ricariche ve l'ho già detto, ma vi farò un video dei miei acquisti natalizi perché meritano. Questo contenuto si può mettere nelle piante e le fertilizza, c'è scritto proprio sulla confezione. Siamo arrivati ad Aprilia 2. Cosa particolare che non dico, eh? Lì non me lo vedo già dalle macchine Ma parcheggiate. mettila Dove? la più Ah, è lì che ingresso si trova al volo. dalla parte del McDonald's.
sono sempre qua. Sono chilometri, vabbè. Tanto dentro, la passeggiata dentro non lo fa. Una frase che non dico da settimane: ho fame. In questo momento ho fame. Vediamo come va. Il tutor ha mangiato due carteddate, una al vincotto e una al miele normale, che ha portato l'una nuova, poi vi faccio vedere, insieme agli struffoli che a Taranto si chiamano sana chiudere, anche se mi hanno spiegato che c'è una certa differenza tra gli struffoli e i sana chiudere. Ci vediamo da dentro il centro commerciale, non mi faccio tanto notare perché non so se si può riprendere dentro. L'altro giorno ho ripreso quando andavo in cerca di quell'integratore, di quella parafarmacia che non esisteva, no? Però vediamo, ok? A frappè. Sono delle cose bellissime, raga. E però... dentro si schiappa di caldo, infatti ho tolto il collarino e ho abbassato la felpa un po' perché c'è proprio caldissimo. E ho tolto il cappellino ovviamente. Tutto rosa! Guarda, vieni! No, che spettacolo ragazzi, guardate! Forma di cioccolato, guarda! Porta gioia che ti dicevo l'altro giorno, guarda che belli! Oddio! Sirenetto! No, guarda. No, vabbè. Quanto, tutti 10 braccialetti costano? No. Guarda, porta gioia, che spettacolo. Queste della madre. Quelle cambiano colore, sono più belle. Sto registrando. Dai, questa va bene, eh? Sì, la madre, sì. A ritorno sempre. Ah, vedi? Ah, quindi, ma si accende anche? Sì, può decidere lei, sì. Oh, c'è non tutti multicolor come colore? Sì, tutte quante. Ok. Eccola, e ti cambia anche questa. Ma è venduta col piattino? Tutta così come la vedi. Ah, perfetto, questa è carina. Cambia colore, rosso. Ragazza, approfittando di questa fame, sto facendo una zozzeria innanzitutto. L'ho visto il ciuciù, è bellissimo. Burger King invece di McDonald's. Ci ho mangiato una o due volte in vita mia. Vediamo. Allora ragazzi, prima considerazione: è caro. Io ho preso tipo l'Happy Meal Burger, ma le salsine, ma scusa, 10,90 euro il tuo menù? Cioè ragazzi, 10,90 euro il menù. È vero che ha preso il panino, quello che viene definito la bestia, con tre hamburger, bacon, la donna, cioè guardate, allora ragazzi, ho assaggiato un morso. No, c'ho il mio, devo smembrare il mio. Ah, ok. Allora, il panino del tutor, ho assaggiato un mozzico. È buono, però troppo esagerato, patocco. E comunque manca la salsa crispy. Poi di 11 euro, però ragazzi ci sono dentro tre hamburger giganteschi. Mi sono tutta inchiuppata le mani per staccarne un pezzo. Allora, confermo che è vero quello che dicono, che il sapore è meno artificiale, però io non riesco a McDonald's. Però senti, l'hamburger, a me piace un sacco quel sapore di carne artificiale, anche se insomma. Questo panino che è in edizione limitata, non vorrei dire una stupidaggine, poi controllo, è tipo che i nuggets sono diversi, mi passi le salse.
sono praticamente semisazia, adesso devo smembrare il panino. Ha preso la versione della Pimil, c'è una sorpresa idiota, già l'ho vista. I nuggets sono meglio quelli del Mac. Taglia. Allora, ripeto, anche sui nuggets, stavo andando a controllare gli ingredienti per curiosità. Anche sui nuggets, anche sulle patatine, sembrano molto meno artificiali. E ovviamente, come se non avessero gli appetizzanti che mettono nel... Basta rompere i coglioni, Vilma, basta! Mangiate le patatine, McNuggets. Ridiamo per una puntata dei Simpson. Se la trovo metterò lo spezzone. Aspettate che devo smembrare il mio panino. Solite fobie. Ti è piaciuto il panino? Dai un altro mozzico. Eh no, ma vabbè, ma io c'ho ancora tutto questo intero. Smembro il panino, eh? Sì, diglielo tu. Diglielo tu. Bimbo, la vuoi la sorpresa? Vieni. Posso regalargliela? Ci mancherebbe. Non è da femmina. No, non è da femmina. Ti piace? Che tenero. Oddio, che tenero. Me l'ha detto subito. Oddio, che tenerezza. Guarda quella bimbo. Oddio, che spettacolo. Il canetto era giù che cercava di mangiare. Anzi, è super tarasco, Solo che sono due bimbi, ma c'è stata una disparità di... Bene, la sorpresa ha fatto un'ottima destinazione, il bambino è tutto contento, il fratellino è rimasto di merda, non avevo visto che erano due bambini. Potevi segnalarmelo, dice, avrei fatto una lezione, una cosa psicologica. Poi è capitato pure al bambino più grande. Mette mezzo a ciascuno, mezz'ora, è diventato, sono riuscita a farlo diventare freddo, ragazzi. Cosa sa di Valentino? Se esco non sai quanto amore, lo sa, quindi sa per male che mezzo. Fatemi sapere se preferite Burger King o... io sono piena già, aspettate. Mega flop, ragazzi. Allora, qua ho smembrato tutto. Mega flop. È vero che il panino del tutor, un consiglio, il triplo King Bacon è un mostro, con tre hamburger, tre strati di panino, due quintali di salsa, due chili di bacon. Lo so che a lui è piaciuto. Allora, giudizio finale, era una vita che non mangiavo il Burger King. Sicuramente più naturali le cose, sono piena adesso, per ora mi fermo. Hai fatto, povero. Va bene. Sto facendo un casino, ma non me lo immaginate neanche. Ma tutte queste patatine non l'ho fatta cadere io, l'ho fatta cadere una sola. Cado qua. Sì, mettilo dentro. Dicevo, giudizio finale, a parte che per ora mi arrendo. Ah, c'è anche nel mini finta Happy Meal, c'è anche un mini Kit Kat. Niente, ragazzi, rimpacchetto tutto, caffettino. I mukbang con me sono deludentissimi. Il tutor vuole farmi credere che non sia stato un flop, ma mente. Solamente il suo panino. Ma... no. Lo so, perché non sa di. Non sa di. Ma Burger King non dovrebbe avere. Ma c'è lì qua, tagliando. Bicchiere di vino, io anche no. Dopo, ragazzi, sono piena di salsa in tutte le mani. Cioè, in tutte le mani, perché non più di due. Ciao. In top moment. Ora adesso è stato impacchettato. Il panino
deferito al tutor. Scusate Ruttino. No, non mi vuole far sentire in colpa, ma è stato un flop, ragazzi. Costoso. 16 euro. Certo. Qual era un bambino? Quello che non è da mangiare. Queste bustine che lo dovrebbe tutte insieme. Certo. Ragazzi, quella è rimasta chiusa, questa, le patatine le ho messe tutte qua. Cosa? Flop ragazzi, flop. Perché il menù, quello Bacon King 3.0, 10,90€. Cioè abnorme. No, no, no. Thumbs down. Adesso mi pulisco la bocca con le salviettine. Luna nuova, non guardare. Tanto lei anche tu. E caffettino. Allora, qua ho ricomposto le cose da portare. La Coca-Cola grande, zero, è rimasta intera. Quella del tutor, abbiamo bevuto Santorò piccola. Mi sto pulendo, sono sporcata. Ci sono le bambine che mangiano, mangiano più composto di me. Mi rirossettizzo. C'è uno che sta tracanando una birra, non lo... Ok, più o meno. Sto in calma, sembra un interdetto. Sì, però non ci sono le sedie. Anche quella è lì. No, la sedia la sta prendendo la signora, credo. Grazie. È stata una epic fail, mi dispiace per... Però del culo quando non si spende i soldi bene. Se poi controllando gli ingredienti di quel triplo XL che ha preso un tutor, vedo che non fanno schifo. Cioè, un bordello, c'è la crisi, ragazzi. Certo, dei geniacci aprire un Burger King di fronte a un McDonald's, però finché ci sono intelligentoni come me che ci vanno, volevo provare. Ok. Che spettacolo sei? Che spettacolo sei? No, uno spettacolo. Amore. Sì. Ah, non è tuo. È un molosso? Come... non lo sai. Mi informerò, è bellissimo. Ah, quando una bici che le vengono tutte le cose, dico sempre uno sciarpei o un carlino. No, io ho un carlino, ma... I piccoli, sono tutti... Io ho un carlino, ma ogni tanto le vengono... Uno spettacolo. Ragazzi, un'ora dentro un centro commerciale neanche strapieno. E ho già la idiosincrasia puta. Ho avuto un regalo di Natale meraviglioso. Già il tutor si immagina degli scenari in live inquietanti, di urgenza di andare in bagno. Non vi do indizi, vi dico solo sirena, dover andare in bagno. Ragazzi, mi sto sclerando. Allora, c'è un budget minimo per i regali quest'anno. Siccome siamo a cena a casa, poi vabbè vi dirò, dobbiamo fare dei pensierini. Ma trovare, io ho avuto un regalo di Natale che è una cosa in realtà non inutile, però un po' leziosa. Indizio: sirena, dover andare in bagno, caldo. Allora, abbiamo fatto un po' di spesa dentro la Coop col salvatempo, quello che spari, poi ti fanno ogni tot di tempo un ricontrollo casuale, che, e poi no. Ovviamente, ma non è mai capitato né all'Esse Lunga né alla Coop. No, credo che se qualcuno viene sorpreso a non sparare i prodotti, dopo tot volte ti sospendono il servizio. Ogni tot di tempo fanno il controllo casuale del ripassaggio di spesa, in teoria un salvatempo.
Il problema è che la macchinetta che abbiamo beccato non sparava bene le cose. Comunque, tutto a posto, solo che non abbiamo salvato nessun tempo, ci abbiamo messo il triplo. Adesso si è super straripito di gente, ci sta venendo l'idiosincrasia. Sigaretta, però ho fumato due sigarette. Tre da stamattino, guardate che avevo gli occhi cerchiati di giallo. Si è super riempito il centro commerciale. Adesso il tutor è andato a portare la spesa in macchina. Abbiamo preso la confezione grande delle gomme, quelle che aiutano i canetti a tenere puliti i denti e le gengive. Le gomme da cane grande. Che dice? Però tagliata a metà, c'è una ragazza che guarda molto male. Speriamo che pensi che io stia facendo una videochiamata. Io non so perché, vedete questi bubboni che mi sono usciti. Ma me ne sto usando un sacco di prodotti per depurare il fegato dai farmaci. Quindi forse è normale, però sembro butterata. Acne giovanile. È arrivata una telefonata che ha interrotto il video. Ho ricontrollato per capire fino a che punto fosse arrivata e mi sono resa conto di quanto sia evidente il buttero. Ma ti sei reso conto che sono butterata in faccia? Mi sei reso conto che sono butterata in faccia? Sono piena di brufoli, di macchie. Ma guarda perché si alza il cazzo quello. Ma sembrava una roba allergica. Qualcosa da mangiare. Ma non ho sintomi, non mi prude niente. Ma ci ho fatto caso, ci sono andate. Ma dai, ma non si fa questo tipo di voyeurismo? Praticamente qualcuno che sarà da 7 ore dentro a fare le spese. Oppure quando gli hanno presentato il culo. O quando gli hanno presentato il culo, deve aver avuto un malore perché è arrivata l'ambulanza. E il tutor, che sapete che è un dissacratore, ormai non ci fate caso, si è girato in direzione e ha detto: ah. Dai, ma non si fanno queste cose! Non in quella calca. È bello che io oggi ho iniziato il vlog dicendo: fantastico, no, la videochiamata con i miei. Fantastico questo centro commerciale, nonostante domenica prenatalizia non c'è quasi nessuno. No, ragazzi, non sono portata per queste cose. No, sono. Il buttero ci accompagna. Oggi ci accompagna il buttero. Cioè, vorrei capire una cosa, no? Tu da uomo. Ti ricordo che mi sto prendendo tutte quelle. Quei detossinanti del fegato che buttano fuori le tossine, quindi. No, ragazzi, portatemi via, lo shopping non fa per me, soprattutto quando non ho soldi. Ragazzi, su questo regalo puccioso che praticamente sono candele perpetue, cioè si possono accendere o no, cambiano colore, c'hanno anche il led. Ogni profumazione corrisponde al coso, c'è il piattino, ne dobbiamo prendere una, ho deciso bianca col sotto bianco, che è un regalo. E poi basta, chiudo il vlog e ve lo carico, se no mi sto facendo la pipì addosso. Manca il bottigliano, vabbè, te l'ho già ripresa andata. Sì. Il bottigliano con le luci non l'ho ripreso, la prossima volta. Sì. Ma ce la faccio più, ma la gente come fa a fare shopping? No, lo fa per me.